Si è tenuta questa mattina a Pescara una conferenza stampa di presentazione delle iniziative del Partito Democratico in tema di fibromialgia. All'incontro con i giornalisti hanno partecipato il consigliere del PD Antonio Blasioli, il capogruppo in consiglio regionale Silvio Paolucci, il dottor Marco Gabini, consigliere nazionale della Società Italiana Reumatologia e direttore dell'unità ospedaliera complessa a valenza regionale della ASL di Pescara, l'ex senatrice Vittoria D'Incecco e le associazioni del territorio, oltre alla senatrice Paola Boldrini, relatrice del disegno di legge recante le disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia. È una proposta del gruppo del Partito Democratico in Regione che mira a smuovere qualcosa anche in Regione Abruzzo, come hanno fatto tante altre regioni, purtroppo ancora a macchia di leopardo, in attesa dell'approvazione di una legge nazionale che riconosca la fibromialgia, che attualmente è una malattia invisibile che colpisce tantissime persone, circa 2-3 milioni in Italia, in cui 6 casi su 7 sono donne, principalmente tra i 40 e i 60 anni, donne che affrontano una vita veramente difficile, perché la fibromialgia naturalmente non pone fine alla loro vita, ma le fa vivere in maniera veramente negativa, sia la vita di relazione, sia la vita nelle comunità, sia la vita lavorativa. Ed è per questo, come gruppo del Partito Democratico, che oggi ci siamo impegnati con questa risoluzione che mira principalmente a rafforzare la proposta di legge nazionale presente in Senato, è la 299, a disposizione per le persone affette da fibromialgia, in cui la presentatrice, che è la senatrice Paola Boldrini, oggi è stata con noi alla presentazione in conferenza stampa. Molti conoscono la fibromialgia soprattutto per degli sponsor importanti, per esempio Lady Gaga ha annunciato la sospensione di 10 date del suo concerto perché è affetta da fibromialgia. In realtà ci sono tantissime persone invisibili che soffrono di questa malattia che non è riconosciuta, quindi non ha esenzione. La legge è importante perché mira prima di tutto a riconoscere la fibromialgia come malattia invalidante, a garantire l'esenzione per alcuni farmaci e per alcune attività, perché la fibromialgia si guarisce principalmente con attività extra farmaco, per la nascita di centri specializzati nella fibromialgia, perché moltissime persone per esempio oggi hanno la preoccupazione di girare da specialista in specialista alla ricerca di persone che possono dare loro dei consigli, ma per la formazione anche di organizzazioni di volontariato, quindi di associazioni che si occupano di questa malattia. Insomma, veramente un percorso bello, importante, la cui la Regione Abruzzo deve dare un segno di presenza, e oggi noi speriamo di darlo con questa risoluzione. Questo disegno di legge che ho presentato fin appena sono arrivata al Senato in Commissione Sanità, prima ero alla Camera, e quindi è un percorso che sto continuando, perché anche nella precedente legislatura avevo presentato mozioni, interrogazioni e quant'altro sul riconoscimento della fibromialgia. Devo dire che sono stata contenta perché, nonostante ci siano state altre proposte di legge, questo è stato scelto come testo più esaustivo sul tema della fibromialgia, e quindi a questo punto ho trovato condivisione di intenti anche da parte degli altri miei colleghi in commissione, ovviamente di opposizione e di maggioranza. Ora noi siamo alla maggioranza e io credo che davvero bisogna dare un impulso affinché questa legge sia portata a termine al Senato, per poi a riprendere ovviamente anche la Camera, perché deve essere completata dai due rami del Parlamento. Però confido, insomma, che ci sia anche qui condivisione di intenti.